sta facendo la prima esperienza che non esiste in Italia. La nostra associazione permette ai cittadini di avere un punto di riferimento per la sanità culturale ambientale. Noi siamo contenti che tutti i cittadini hanno apprezzato questo fatto e collaborano con questa associazione che, come ho detto precedentemente, è un esperimento che non esiste né in provincia né in Italia, perché quando il medico si fa per denaro, queste cose non possono sorgere. Il medico deve essere un missionario, e come missionario la nostra associazione è un'associazione... Come si chiama l'associazione e dove sta questa associazione? E che cosa fa? Questa associazione si sta allestendo e ne passerà almeno una 10-15 giorni per regolarizzare tutto. Si trova in via G. Pecoraro al centro di Lancusi. E questa associazione si interesserà della salute del cittadino. Essendo un medico missionario, io sarò a completa disposizione senza far pagare niente. Loro si tesserano, diventano soci dell'associazione e quando hanno bisogno di noi, loro tengono il loro medico curante. Però se sorge qualche difficoltà, possono rivolgersi allo soci. Se si ricovero in ospedale e lo trattano male, noi interveniamo lì e diciamo, vogliamo sapere per quale motivo e vogliamo sapere quale terapia stanno facendo, ed essendo un medico naturalmente io parlo, interferisco direttamente col primario. Come si chiama questa associazione? Associazione per il diritto alla salute del cittadino, che si interessa anche, unica in tutto il comprensorio di 100.000 abitanti, col dottore Sica, è l'unica associazione che sta portando avanti la battaglia per l'ospedale. Noi ringraziamo per il ritorno della ginecologia, delle emodialisi e della nefrologia. Ma la nostra lotta continua perché deve tornare di nuovo il reparto di ostetricia e ginecologia. Solo allora saremo contenti. Altrimenti l'associazione per anni porta avanti il problema, perché a noi la lotta non ci fa paura. Rischio qualsiasi cosa, perché i cittadini abbiano a casa proprio, su 100.000 abitanti, abbiano un reparto dove che è il fulcro. Un ospedale si può chiamare ospedale se c'è la ginecologia e c'è l'ostetrice, altrimenti non è ospedale. È semplicemente un pronto soccorso, ma noi abbiamo bisogno dei letti di degenza perché le nostre figlie e tutti quanti si servono di quel reparto e non devono andare a Salerno, dove la lista d'attesa molte volte è di giorni, giorni e giorni. E allora qui naturalmente sento perché l'ospedale di Custri, diciamo una cosa, è il fiore all'occhiello di tutta la provincia, perché c'è l'università e i giovani possono ricorrere in ospedale. Questa associazione si interesserà dell'ambiente, dell'impatto ambientale, porterà avanti congressi per quanto riguarda le malattie, ipertensione, malattie di cuore, diabete. Terremo dei convegni e informiamo i cittadini su che cosa devono fare, rendendosi conto quali sono le malattie che minano la loro salute.